Nel 2019, in epoca di internet, c'è un termine che viene diffuso spesso, che è quello degli haters, ovvero odiatori, anche se in italiano si traduce male da questo punto di vista. Sono quelle persone che non gli sembra vero poter gettare schifo il più possibile sulle persone, molto spesso perché gli danno fastidio alle persone di successo, essendo loro dei colossali frustrati da questo punto di vista, e capita piuttosto spesso, per cui addirittura si arriva ad utilizzare cose dichiarate da una persona per girargliele contro. Io, in uno spazio del mio sito internet, che si chiama La mia storia, dove racconto un pochino tutta la mia vita professionale, ho autodichiarato direttamente che nel 2005 subì un procedimento da parte dell'Ordine dei Medici che voleva eventualmente unirmi, mettiamola così, diciamo, radiarmi, ora no, non si è mai parlato di radiare, ma comunque sospendermi e cose del genere, perché avevo violato alcune cose. Bene, sia ben chiaro, io non ho mai subito procedimenti perché ho creato dei problemi a un paziente o perché faccio qualcosa di illegale a livello di qualche terapia strana, cosa del genere, non aveva nulla a che vedere con la parte medica, semplicemente era uscita una disposizione dell'Ordine dei Medici che pretendeva che nessun medico potesse pubblicare nulla a livello di sito internet o su un sito internet senza che quelle stesse parole, testo per testo, quindi fosse anche modificabile, fossero approvate dal corrispondente ordine dei medici. E io non avevo chiesto nessunissima autorizzazione, ma diciamo la verità, non l'aveva chiesta nessuno all'epoca, sono stato semplicemente un po' un capro espiatorio. Oltretutto fu un procedimento organizzato ad hoc contro di me perché stavo pestando un pochino i piedi, cercando di stimolare i pazienti contro i medici, cercando di proporre un modo diverso di fare medicina. Diciamo che so anche poi chi furono i mandanti di questa cosa. Mi presentai senza avvocato, addirittura perché i procedimenti dell'ordine medici prevedono che ti puoi portare un legale, adesso non so se le cose sono cambiate, ma quel legale non può manco aprire bocca, dire niente, semplicemente darti consiglio cosa devi dire o non dire. Io mi presentai senza avvocato, ci fu questa scena con 15 medici a ferro di cavallo attorno, io che stavo in un tavolino centrale che sembrava proprio l'imputato di chissà che cosa, e mi difesi utilizzando la Costituzione italiana, che ha un articolo molto chiaro che prevede che nessuno può essere obbligato a dover chiedere un'autorizzazione da parte di nessuno per esprimere il proprio pensiero a mezzo stampa e quindi anche a mezzo internet, e la cosa lì finì e io fui sostanzialmente assolto da questo. Questa è tutta la mia esperienza con procedimenti con l'ordine medici, quindi se leggete in giro il dottor Latorre è stato anche inquisito dall'ordine dei medici eccetera eccetera, sono io stesso che l'ho comunicato e non ho fatto una gran propaganda di questa cosa perché l'ho considerato una grande vittoria. Da allora credo che nessuno sia mai stata più chiesta un'autorizzazione, perché altrimenti poi sarebbe stato replicato la stessa cosa da parte di tutti quanti. Quindi sia ben chiaro, non ho mai fatto nulla di illegale, non ho mai creato un problema a nessun paziente, non sono mai stato denunciato, punito, processato, sospeso, né niente, sono quelle balle che vedete in giro raccontate dai cosiddetti appunto haters, cioè da quelle persone che non gli pare vero poter gettare e me puntini 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 sulle persone, soprattutto quelle che ci hanno successo. Ok?